Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Allora, questo è un video un po' delicato, un po' particolare. Non è semplice da parte mia farlo, però lo devo fare perché è successa una cosa abbastanza grave che secondo me qui bisogna ragionarci un pochino su. Faccio una premessa molto importante. Io non ero presente allo stadio, nessuno di noi, non so se tra voi ci fosse qualcuno presente allo stadio, però è successa una cosa durante in realtà Napoli-Juventus che mi ha lasciato un po' male, vi devo dire la verità. Quindi siamo qua per parlarne insieme e per fare anche un altro discorso che riguarda ovviamente i giovani in generale, perché si parte da questo discorso. È un discorso serio, è un discorso difficile per quanto mi riguarda, perché deve essere fatto in un certo modo, però spero di essere, insomma, spero di poterlo fare bene. Prima di iniziare, che dovete fare? Tre cose molto semplici: l'iscrizione, solito like, solita campanellina, sempre ragazzi, delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Mi raccomando, ragazzi, è veramente molto importante. Se voi non attivate la solita campanellina delle notifiche, non ricevete i video. Mi raccomando, questo è veramente molto importante. Se vi va, potete ovviamente anche seguirmi all'interno dei miei social. Allora, verso il 74esimo, se non sbaglio, del secondo, quindi del 74esimo minuto, Allegri fa una sostituzione importantissima. Fa entrare uno degli unici due centrocampisti che noi avevamo in panchina per sostituire uno dei presenti in campo. Entra Nonge. Nonge chi è? È questo ragazzo molto giovane, 18 anni, nostro, della nostra, insomma, della nostra squadra, che è alla seconda presenza in Serie A. Entra in campo, Nonge fa 10 minuti e nel giro di 10 minuti, 12 minuti, Nonge fa una cosa gravissima, cioè fa un fallo netto in area di rigore su un giocatore del Napoli, che porta poi al rigore che il Napoli giustamente poi Osimhen ha sbagliato, ma poi hanno segnato dopo e quindi il Napoli vince la partita. Poi che cosa succede? 2-3 minuti dopo Allegri cambia Nonge e lo sostituisce ufficialmente per motivi tecnici, cioè lui voleva cambiare modulo, quindi tattico-tecnici. Con Nonge fuori aggiungi un attaccante, levi un centrocampista per provare negli ultimi minuti ad aggredire un pochino di più la squadra. Questa sostituzione ha fatto discutere perché giustamente la gente sul web ha detto: oh, però cavolo, sì, ha fatto un errore, quello è stato un ingenuo, però non è bello sostituirlo dopo aver fatto l'errore. Allora, non è bello sostituirlo. Infatti, io se fossi stato in Allegri, piuttosto avrei tolto qualcun altro, ma io Nonge non l'avrei tolto. Ma aspetta, non perché Nonge non si può togliere, ma perché dopo un errore del genere, che è un errore grave, perché è inutile che noi ci giriamo attorno, è un errore grave, io non me la sento da allenatore di richiamarti in panchina perché faccio apparire come se tu fossi il problema, no? È come se io ti dicessi: tu entri, questo fa un danno, e ti dico: no, guarda, bello, te devi venire un'altra volta in panchina perché hai fatto un casino. Cioè, è il messaggio che passa è sbagliato, va bene? Anche se io sono sicuro che lui l'abbia fatto per motivi tattici, perché Allegri quante volte i giocatori giovani hanno fatto danni, Miretti, e l'anno scorso pure non mi ricordo chi altro giovane ha fatto autogol e non li ha mai sostituiti. Quindi io credo che l'abbia fatto per un motivo tattico, però io non avrei tolto Nonge, cioè io non l'avrei tolto dopo quell'errore lì, perché dai un messaggio sbagliato, è come se tu volessi far passare il messaggio della serie: t'ho tolto perché non vali niente. Ecco, quindi questa è una cosa che io sono sicuro che lui non pensa, se no non lo faceva manco entrare. Però comunque non è stato bello sostituirlo in quel momento. Però, ragazzi, da sto discorso qua che noi stiamo facendo, si deve fare un altro discorso, che è un discorso che io ti ho fatto 2 miliardi di volte su sto canale, e ogni volta che l'ho fatto c'è stata gente che mi è venuta contro dicendomi: ma tu non hai fiducia in questi ragazzi. Allora, questa è la Juve, va bene? E l'errore che ha fatto Nonge lo poteva fare chiunque. Non è che l'ha fatto Nonge a 18 anni, gli altri non lo potevano fare. Lo poteva fare chiunque l'errore che ha fatto Nonge. Però alla fine del discorso, guarda caso, ha fatto lui. Ora, esistono diciottenni pronti, come quelli che noi abbiamo in campo, per giocare ad alti livelli, e diciottenni che non sono pronti per giocare ad alti livelli. Ci sono dei ragazzi che sono all'altezza del contesto e dei ragazzi che non sono all'altezza del contesto. Ma perché? Perché manca tempo.
Allora, una squadra come la Juventus non si può permettere, se vuole vincere qualcosa di importante negli anni successivi, negli anni prossimi anni, di avere una rosa composta dal 50% da ragazzini di 18 anni e di 20 anni. Perché? Fateci caso un pochino alle squadre grandi, importanti d'Europa, che vincono la Champions, che vincono i campionati. Quanti giocatori giovani hanno in rosa? 3-4 giocatori giovani, 18 anni, 20 anni, 19 anni. I migliori in rosa, la maggior parte dei giovani che loro sfornano, li prendono e li portano in prestito. Perché sti giocatori giovani, se non hanno mai giocato a determinati livelli, hanno bisogno di andare in prestito. Capite cosa intendo dire? E mi dispiace dirlo ora, perché mo non c'entra niente Nonge. Nonge è un modo di è un... Adesso stiamo parlando di lui, ma non c'entra lui direttamente. Io ti sto parlando anche di tanti giovani che noi abbiamo in rosa che non sono pronti e che continuiamo a far giocare costantemente. Punto. Non lo sto dicendo io, lo dice il campo che non sono pronti. Perché quando io vedo che un centrocampista della Juve sbaglia un passaggio a 2 metri, 20 volte, è normale che ti dico non sei pronto. Quando io ti dico che un ragazzo non riesce a reggere il ritmo, non è pronto, allora ci esistono dei ragazzi pronti a 18 anni e li abbiamo, e dei ragazzi che non sono pronti. E quelli che sono pronti ce li teniamo qua. Rimangono qua e sono giovani che vanno valorizzati. Quelli più acè li mandiamo in prestito, quelli un pochino più, diciamo, non bravissimi, li mandiamo in prestito. Non c'è un problema in questo. Il problema sta nel non aver dato alla squadra giocatori pronti. E siamo sempre là. Se vuoi vincere i trofei nel calcio, i giocatori devono essere pronti. Nessuna squadra vince i trofei con l'età media di 24 anni in Europa. Il City, che è la squadra che vince tutto, ha vinto tutto, l'età media del City è 28 anni. Perché? Perché Guardiola è un ignorante? No, perché Guardiola è intelligente e dice: io rilancio i giovani, però voglio pure giocatori affermati dentro il campo. Vatti a vedere l'età media delle altre squadre d'Europa, vediamo se è bassa come la nostra. Sono troppo, troppo basse. Allora, va bene tenere i giovani, però poi uno non si deve lamentare quando si fanno errori del genere, perché lo vedi, questi errori qua sono errori che è normale che vengano fatti. La gente che se la prende, ecco, ha sbagliato, no, non ci ha sbagliato, questo è scarso. Non c'è, non è scarso, è bravo, ma è giovane e quindi è normale che faccia degli errori. Che voi vi aspettate che lui resti così e giochi come se fosse già un giocatore pronto? Cioè, ragazzi, io questo ti voglio dire. Cioè, hanno bisogno dei prestiti, punto. La storiella che la Juventus non può comprare giocatori perché già c'è i giocatori pronti in casa è una storiella del cavolo. La dobbiamo togliere. Cioè, dovete comprare gente. Dovete comprare gente. Qua sembra che siamo diventati la scuola calcio. Io capisco valorizzare i giovani, capisco valorizzare i migliori talenti, io capisco tutto. Però c'è un limite. Io non posso avere un centrocampo composto da 6 giocatori, di cui 3 hanno 20 anni. Ma dove stiamo qua? Alle squadre che devono arrivare a decime o alla squadra che deve ambire lo scudetto? Ragazzi miei, ma non si può avere tutto, eh. O c'è una squadra da scudetto, o c'è una squadra che forma i giovani. Entrambe le cose in Italia non si fa. Non si è mai fatto. Forse ci arriveremo tra qualche anno. Ma non puoi pretendere che i ragazzini di 19 anni siano già pronti in mezzo al campo per giocarsi lo scudetto. O che il ragazzo di 18 anni entri e sia perfetto. Allora esistono giocatori pronti a 18 anni e giocatori che non sono pronti. Non è una questione di volere i giovani o no, i giovani sempre sono sempre accolti qui, ma no, non 40.000 giovani, tutti noi ce li abbiamo. Perché vedi, poi ti giri e non trovi, poi vedi e dici: chi c'ha al centrocampo? Nessuno, perché quello si è fatto male, quello è troppo, quello si fa, quello è vecchio e si è fatto male, quell'altro non ci sta, quello l'ho messo in campo, chi devo fare entrare? Questo che c'ha 18 anni e non ha mai giocato. Cioè, di che cosa stiamo parlando? Di una rosa che non ha l'oggi, e siamo sempre là. E stiamo sempre là a dire sempre le solite cose. Sono mesi che io ti dico che la rosa della Juve è fatta male. Sono mesi perché non c'hai nomi all'altezza del contesto. Lo vuoi capire? I giovani vanno bene, se ci stanno i senatori vanno bene. Qua manco i senatori, non ci sta nessuno.
Lo vogliamo capire o non lo vogliamo capire? Poi Nonge non c'ha niente a che vedere con Nonge questa cosa, perché Nonge non c'entra niente. Nonge, poveretto, ha fatto st'errore, doveva stare in campo, perché ha fatto l'errore, non fa niente, continua a giocare. Nonge sarà un grande, tra qualche anno sarà un grande, però, cavolo, bisogna rendersi conto che ci sta, c'è un problema. Mi dispiace, raga, ma è così. Credi di essere un. Mi dispiace tanto, ma anche questo è un problema che la Juve non ha saputo risolvere. Fatemi sapere un pochino voi. Fatemi sapere voi nei commenti. Perché io non so che dirvi, sinceramente parlando. Io mi sento veramente. Sono veramente a disagio quando parlo di questa cosa, perché da una parte mi dispiace, dall'altra parte dico io devo pensare a vincere, e per vincere servono anche giocatori di un certo livello. Fammi sapere un pochino nei commenti.